Buongiorno, sto guardando un paio di cose di feature nuovi che sono comparsi. Benvenuti, benvenuti, è carino. Buongiorno ragazzi, oggi sono al campo, non si vede perché ho messo la copertina del libro come sfondo. E quindi non si vede dove sono, ma sono al campo. Quindi non ho una connessione perfetta perché quelli della Telecom, TIM, non ho idea di cosa stiamo attivando. Ci devono mettere la fibra, ma sono svampati. Buongiorno. Allora, vedo un altro pallino rosso. No, questo pallino non voglio. Nel libro ci sono consigli anche per chi passerà l'estate in città. In effetti no, anche se qualcosa sì, nel senso, ho pensato più a puntare l'attenzione al cambio di ambiente. In realtà chi passa l'estate in città ha comunque bisogno di fare determinate attività. Volete andare al ristorante o a fare un aperitivo col cane? Questo è un consiglio che trovate nel libro. Che brutto però passare proprio tutta l'estate in città. Magari io non vado via quest'estate, sono stata via a febbraio tutto il mese, però è anche vero che abito a 2 passi dal Lago Maggiore, quindi ogni tanto prendo, vado a fare una pausa pranzo sul magari SUP in mezzo al lago col panino, e quindi è un po' come vivere in vacanza. Come mai non parti? Non scappi? In che città sei? Perché magari sei in una città super spettacolare e quindi ci sta che vivi in vacanza anche tu. Però ecco, no, non ho pensato a chi rimane a casa. Ci butteremo nei boschi. Bella lì. Oggi vado anch'io con Obi. Di solito non vado mai nel weekend perché è pieno di gente, ma ha piovuto, fa freddo, secondo me non becchiamo nessuno. Buonasera, buongiorno, dai. Il mio pitbull di 3 mesi ogni volta che lo sgrido fa la pipì per terra. Perché sgridi un cane di 3 mesi? Cosa cavolo pensi che possa saper fare? Poverino, non ha altra alternativa di fare quello che sta già facendo, fa del suo meglio, evita di sgridarlo, spiegagli cosa deve fare piuttosto che dirgli di no. I no li potete usare quando avete i sì. Provincia di Varese, no spettacolare. Beh, anch'io sono in provincia di Varese, dove io e Otta? Dove abiti Otta? Io sono in zona Coveglio, quindi sul Lago Maggiore, ma dentro, quindi Laveno, Luino, in su. Nonostante ci siano le traversine andrebbero vietate per legge. E Pina 717, mi sa che non mi segui, perché se solo mi avessi seguito non avresti scritto quello che hai scritto, non avresti detto a me la parola traversine. Le traversine non servono, andrebbero veramente indicate solo per specifici usi. Nel libro ne parlo e le consiglio perché in viaggio possono essere utili, questo libro che vedete girato dalla parte giusta, però sono situazioni particolari, non certo per un cucciolo di 3 mesi. Hai voluto il cane? Pedala, si esce anche 7 volte al giorno. E se 7 ti sembra un numero eccessivo, hai fatto male a prendere il cane. Viaggio col cane, non in Cina? O viaggio in Cino? Che brutta battuta. Il mio barboncino ha 3 anni, molto viziato dai miei. Troppo tardi per educarlo? No. E poi, allora, attenzione, molti mi dicono il mio cane è molto viziato, ma meno male, cioè ben venga. Il punto di viziare un cane però non ha nulla a che fare con la sua educazione. Cioè, io posso viziare il cane quanto voglio, però le regole di educazione base devono restare, perché altrimenti ho un maleducato che banalmente fa tutto quello che vuole senza avere nessun tipo di controllo, e anche il rapporto che ha con noi non è in realtà il massimo. Quindi a me i vizi piacciono, però non la maleducazione.
Castelnau Magnago, ah, siamo distanti, la parte sbagliata della provincia di Varese. Beh, la parte più ricca. Eppure c'è chi le ha fisse in casa. Sì, tutti quelli che non capiscono assolutamente una mazza di cani se ne fregano del loro benessere e dei loro bisogni. Io su questo sono molto cattiva, nel senso che ci sono situazioni in cui le traversine possono essere utili, però sono veramente le eccezioni. Chi vive con la traversina in casa, per come la vedo io, non dovrebbe prendere un cane. Punto. Cioè, ma proprio non sto neanche lì a discutere. Tu vuoi la traversina in casa? Vuoi continuare a tenere la traversina in casa? Io non sono l'istruttore che perderà del tempo con te per spiegarti per quale ragione è sbagliato. Cioè, siamo veramente su due pianeti diversi. Posso? Certo, sono qua apposta. Il mio vet ha consigliato Puppy Royal Canin, ma vedo brutte recensioni. Un cucciolo. Allora, non parlo di alimentazione perché non ho sufficiente preparazione e formazione in quello. Per quello che ti posso dire io, sono 15 anni che non tocco crocchette, quindi a maggior ragione non posso parlare di prodotti di tipo industriale. E anche se potessi, non mi permetterei di mettermi a fare il lavoro di qualcun altro, perché ad ognuno il suo. Cosa posso consigliarti? User 1177106, ti consiglio di contattare un veterinario esperto in nutrizione animale e fai a lui questa domanda. Magari dagli le tue perplessità, perché non tutti i veterinari hanno le stesse specializzazioni. Se mi rompo una gamba vado dall'ortopedico, se devo cambiare gli occhiali vado dall'ottico. Per i veterinari funziona nello stesso modo, non esiste il tuttologo, eh? Quindi, poi tanto più che io non ho formazione in senso alimentare, e quindi proprio zero. Io porto sempre Lily con noi, Cocker Spaniel inglese, tutte le attività con noi, fa anche agility dog. E quello è il bello di avere un cane, averlo sempre con noi. Io lavoro come dog sitter, professionista da 4 anni, so di avere ancora tante cose da imparare. Guarda, io sono istruttore da più di 20, non ti dico quante ne ho ancora da imparare. Il bello è, ecco, mantenere sempre questa posizione del so di non sapere, questa posizione socratica del imparo, guardo, imparo e imparo spesso, quindi. Ovviamente all'inizio era tutto nuovo, ora anche no, però sì. È partita la chat che è partita a manetta. In effetti da poco ti seguo, no, la maggior parte mi chiamano per uscire. No, no, ma le traversine proprio come concetto è sbagliato, Pina. Non, al massimo l'eccezione, anche quando vanno usate, io dico serve proprio la traversina, malincuore sono io magari a consigliarla, però avviso di mettere sopra magari un foglio di giornale. Cioè la traversina proprio è il male, non c'è un modo per dire che la traversina può andare bene. Persino il flexi mi fa meno cagare delle traversine. Il mio cane dopo 3 mesi in casa. Ah. Ripreso a fare la pipì sul letto, è assolutamente normale, segui un corso con un istruttore e ti potrà spiegare il perché. In realtà ti avrebbe avvisato che questo sarebbe accaduto. Quando non capitano queste cose intorno ai 6 mesi, 7, io un po' mi stupisco. E infatti sembro una fattucchiera quando io ai clienti che arrivano con i cuccioli di 2 mesi dico: guardate che determinate cose le sta facendo adesso e le rifarà intorno ai 7 mesi. E poi mi chiamano e mi dicono: oh, come facevi a saperlo? Perché statisticamente lo fanno quasi tutti. Però mi stupisco che voi non lo sappiate. Viziato nel senso che non è educato, non ascolta e fa quello che vuole, allora non è viziato, è proprio maleducato. E comunque sì, si può assolutamente rimediare anche se il cane ha 3 anni. Attenzione però che gli istruttori, parlo per me perlomeno, io lavoro col binomio, quindi se il cane è maleducato, spesso e volentieri alla persona piace così com'è. Io non posso intervenire sull'educazione del cane se le persone che lo gestiscono non modificano il loro modo di fare, e quindi è un po' una roba che va di pari passo. E un cane che a 3 anni è maleducato vive con persone che per 3 anni hanno tollerato o incentivato determinati tipi di atteggiamenti, e non è così facile scalzare quelli delle persone, non quelli del cane. Il cane cambia. Sono lineari, azione, reazione,
quindi sono molto semplici da, così, da far cambiare su alcune cose. Vorrei prendere uno Shiba Inu, ma non ho mai avuto un cane. Con le giuste informazioni andrebbe bene? Non ne ho idea, perché io non scelgo i cani in base a vorrei prendere quel tipo di cane lì. Io chiedo sempre che tipo di famiglia hai, perché in base alle tue caratteristiche familiari io ti posso dire sì, lo Shiba può fare per te oppure no. Ma quando ti ascolto mi rendo conto che la mia formazione sia buona, altro che corso Enci Base. Allora, i corsi, hai citato Enci e l'ho anche letto, ma i corsi di qualunque tipo di sigla non li ho mai trovati esaustivi, ma in realtà non ho mai trovato nessun corso esaustivo, e tanto più quelli dell'Enci, che forse sono i peggiori. Ho detto una cosa cattiva sull'Enci. Sono super d'accordo con i tuoi insegnamenti, grazie. Lilia Viziata, ma che regole sono le regole? Mi hai preso... Lilia Viziata, ma le regole sono regole, ma hai preso una sberla? Né nulla, siamo in simbiosi. Allora, l'educazione non passa attraverso la violenza, né coi cani, né con le persone. Quindi io ho visto bambini maleducati sui quali non è mai stato alzato un dito, e ho visto bambini maleducati che le prendevano tutti i giorni. Cioè, non ha nessuna attinenza questa cosa, c'è proprio... Quello è un altro tipo di problema, ma ci vuole un altro tipo di professionista. Scusate, ma cosa sono le traversine? Quei tappetini assorbenti che la gente usa per far sporcare i cani in casa. Poi si incazzano se il cane dove capita la fa, senza pensare che gliel'hanno insegnato loro. Ci sono però situazioni rare, puntuali, cane estremamente anziano o convalescente o handicappato. Ci sono cani che hanno... problemi fisici, e quindi la traversina può essere usata. Anche in viaggio, ne parlo anche nel libro, ci sono situazioni in cui possono essere di aiuto, ma sono sempre cose che vanno usate molto di rado. Purtroppo, quando andate nei negozi per animali, vedete i mille tipi di traversine e vi dà il polso di quanto la gente gestisca male i cani. Perché è allucinante. Ciao, sei davvero comp? Che cos'è comp? Non lo so. Qualche giorno fa ho tolto un forasacco dal naso. Allora, se continua a sbuffare di corsa dal veterinario, perché potrebbe essercene un altro, eh? A volte le spighe si infilano doppie e quando ne sfilate se ne sfila una sola, ma qualcosa resta lì. Certo, se non esce sangue dal naso è già tanta roba, però magari si è solo leso la cute, quindi al fastidio, ma se da qualche giorno continua a sbuffare io andrei veramente dal veterinario, ma tipo tempo zero. Che significa cinofile? Che non sono cinefile. Scusami. Cioè, cani. Vuol dire che parliamo di cani. Chiacchiere sui cani. Traversine bannate dalla mia casa, sia cuccioli che cani anziani non le usano se vengono a pensione. Chi usa le traversine odia gli animali. Allora, magari non li odia... però li conosce molto poco e quindi ne rispetta poco i bisogni. Due parole sui levrieri rescue? No, neanche se mi paghi. Anche perché non sarebbero due parole che ti piacerebbero. Quindi non mi vado a impelagare in discorsi di una complessità allucinante, allucinante, durante una live di TikTok senza... fare tutta una pregressa dopo un post e... no, ma non ci penso proprio. Allora, io odio questa cosa qua nella chat, che cane che prende tutto da terra, benvenuta nel club, li abbiamo selezionati noi per farlo. Come posso lavorare sull'elevata territorialità? Dipende cosa intendi per elevata territorialità, cioè di che cane stiamo parlando
che razza, che vita fa, dove vive, come viene gestito. Cioè, è una domandina da 4 ore di risposta. Capisci che mi servirebbero un paio di informazioni in più. È bello imparare assieme al cane. Non ti sembra che molti vogliono umanizzare i cani e non gli permettano di essere cani? Sì, e mi sembra che con questa scusa molti però li trattino veramente di merda pur di non umanizzarli. Quindi, secondo me, della sana informazione andrebbe fatta. Cioè, un cane ha diritto di vivere da cane, quindi prendere le robe da terra, non usare le traversine, rotolarsi in qualcosa che fa anche schifo. E ragazzi, se non siete disposti a questo, non prendete un cane. Cioè, ai cani dobbiamo anche permettere di fare i cani ogni tanto. Io ho un chihuahua di 6 anni e mio moroso naschi di 12, dovremmo andare a vivere insieme. Consigli? Allora, dipende dai due cani, perché magari sono super socievoli e problema zero, magari sono due psicopatici e magari problema enorme. Capite da voi da soli che la differenza di taglia non è proprio il massimo, come mix, anche se dovessero giocare, stanno giocando e l'husky ruzza sulla schiena al chihuahua e il chihuahua non fa proprio una bella fine. Quindi consiglio di fare una valutazione da un istruttore che vi dica si può fare oppure evitate, perché non tutto si può fare, ragazzi. Io ho sempre odiato il flexi, ma ultimamente lo sto usando per necessità, complicato da spiegare. Il flexi è difficile da usare. E adesso ho visto dei video di una tizia famosa su TikTok che è. No, non lo sa usare, non lo sa usare assolutamente anche lei. Quindi, no, il flexi, il guinzaglio si può imparare a usare bene in 2 lezioni, e con il flexi ci vuole un po' di più per non fare cavolate. È possibile fare un percorso online con te? Assolutamente sì, però aspetta per lavorare sulla gestione delle risorse e possessività. Allora, assolutamente sì, si trasforma in un dipende. Vai sul sito, compila il modulo, descrivi brevemente il problema che lamenti, ti ricontatto io, lo vediamo insieme. Di sicuro posso darti delle indicazioni di tipo gestionale, però avrei bisogno di qualche informazione in più ed essere dal vivo certe cose è meglio. Al posto della traversina io consiglio la pezzola, è proprio necessario che tu lo dici? No. Guardate che i cani, la pezzola fa cagare tanto quanto la traversina, il cane deve uscire. Punto. Quando io vedo i filmati, passiamo un istante, un brevissimo istante ai gatti. Ci sono dei filmati di gatti che sporcano sopra i water, si mettono sopra il water, sporcano e saltano giù. È aberrante. Penso la forma più malefica di maltrattamento che si possa vedere. Il gatto, quando sporca, raspa e copre tutto quello che ha fatto nella sua cassettina, sparando la sabbietta dappertutto. Quel tipo di movimento non lo può fare sul water. Perché? Perché co cosa raspa cosa? Infatti tu vedi sti gatti che ogni tanto fanno dei movimenti allucinanti che non hanno un senso. Perché? Perché gli è stato letteralmente imposto di sporcare in un modo che non ha nessun senso. Ok? Quindi gatto su water è come cane su traversina. È maltrattamento e che sia pezzolla o che sia un tappeto che sia, non va bene. Il cane deve uscire per sporcare. La mia lagottina 11 mesi, quando vengono a trovarci amici, parenti, fa schizzi di pipì, e quello è perché è giovane. E perché forse non l'avete aiutata tanto nell'imparare come si salutano le persone. Quali considerazioni? Come fare prima di prendere il primo cane? Il tempo. Unicamente, solamente la prima e cosa più importante è il tempo. Quanto tempo ho a disposizione? E siate onesti in quel numero, perché io so che la gente lavora e dicono: ah, ma quelli che lavorano quindi non dovrebbero avere un cane. Se non hai il tempo sufficiente per gestirlo come si deve, no, non dovresti avere un cane. Cioè, io non sono proprio zero. Mio figlio di 6 anni ha dato il tormento al nostro cucciolo di barboncino di 4 mesi, lo morde. Il tuo figlio di 6 anni ha un genitore, o magari anche due, che dovrebbero fare il loro mestiere, quindi a voi sta sia l'educazione del cane, ma anche quella del bambino, eh? Cioè,
cucciolo di barboncino di 4 mesi, io comunque barboncino, se poi è sotto il medio, io non ve l'avrei dato con un bambino così piccolo. Il mio pastore dei Pirenei dentro casa ringhia tutti. Bravo! È il suo lavoro, ragazzi. Buongiorno, Ilenia. Ho mai trattato un levriero rescue? Sì, l'ho trattato. Cosa vuol dire l'hai trattato? Comunque sì. Ma non solo levriero, cioè, e non solo rescue. Ragazzi, sono 20 anni che faccio questo lavoro. Mi mancano all'appello forse i cani delle razze più strane, ma i cani delle razze più comuni sono passati più o meno tutti da qua. Il mio cane ha 3 anni ed ultimamente morde, poi piange, amici strani, cosa potrei fare? Contattare un professionista, anche perché se ha 3 anni e ha iniziato a mordere, poi cosa vuol dire morde e poi piange? Siete così cattivi che si pente di avervi morsicati perché avete un brutto sapore, non lo so. Però seriamente cercherei aiuto. Un cane che morde, c'è qualcosa che non è andato storto, tortissimo. Buon pomeriggio, volevo chiedere come mai il mio beagle a volte mangia la cacca. Ora ha 7 mesi. Ci sta. E lo fanno tutti i cani, li abbiamo selezionati noi per farlo. Ebbene sì. E magari evita di sgridarlo quando lo fa. Che ne pensi della pezzola? Penso di aver insultato sufficientemente per la pezzola. È normale che una cagnetta di Chihuahua diventi inappetente durante il ciclo? Sì, ci sta. Due parole rescue? Assolutamente no. Non sono la persona che cade in queste cose. Ansia da separazione. Sto sicuramente sbagliando qualcosa. Se cerchi di risolverla da sola, questo è il tuo errore. Allora, l'educazione è difficile, ma se siete molto bravi, molto coerenti e avete un pizzico di tecnica, ce la potete fare. La rieducazione comportamentale non avete chance. Cioè, ragazzi, è un Everest talmente grande come dire: io so sistemare un rubinetto che perde. Io l'altro giorno ho sistemato un rubinetto che perdeva. Sistemata la guarnizione, fatto. Non mi permetterei mai di fare un impianto idraulico di un appartamento. Cioè, la differenza è quella. Quindi avete un problema comportamentale, non dovete star neanche lì a pensarci 6 secondi, cercate qualcuno che vi aiuti, controllate i CV e no il numero di follower, no i siti, leggete le recensioni, chiedete dove hanno studiato, chiedete che tipo di metodo usano. Mi raccomando, perché là fuori ci sono dei personaggi che sono veramente interessanti. Come si insegna il piede e il passo? Un milione di tecniche. La domanda è: guardati un tutorial qualunque e prova. Cioè, puoi lavorare in stimolo, puoi lavorare in rinforzo, puoi prendere il classico target, appiccicartelo alla gamba e insegnare al cane a seguire quello. Cioè, metodi ce n'è. La domanda è: a cosa ti dovrebbe servire fare piede e passo? Obi non fa né piede né passo. Sono proprio il cane meno addestrato del pianeta. Roberto, l'ho letto, il tuo Pirenei ringhia dentro casa. Yeah, fa il suo lavoro. Allora, di nuovo, la chat è partita. Ciao, un saluto dalla Colombia. Hola, come estás? Sono stata in Cile a insegnare. Uno degli stage più belli, 2 settimane di conference, più belle che abbia mai fatto, con un intermezzo nel deserto dell'Atacama. Bellissimo, c'è cioè una roba Cucciolo, 9 mesi. Jack Pincher, quando esco più giorni consecutivi senza lui fai danni, consigli? Esci con lui? Cioè, allora, Franci, non lo so, andrebbe visto, però tenete conto che i cani, una volta che ci sono, cioè non è che io posso prendere e dare priorità sempre solo alle mie di esigenze. Se io non posso dedicare il tempo corretto al cane, contattate un dog sitter, cioè il cane ha bisogno di uscire, punto. Brava, noi vet odiamo la traversina come veterinari. Guarda, io
Io ci provo, però purtroppo spesso le persone si fanno anche un po' mal consigliare dai venditori dei negozi, che per carità fanno il loro mestiere, vendono quello che hanno lì. E spesso, ecco, magari aprirò una rubrica a rischio di denuncia perché prima o poi qualcuno mi denuncerà per questo, mi querelerà per questo, ma molti dei prodotti e dei giochi che ci sono in vendita nei negozi per animali non sono assolutamente idonei per gli animali per i quali vengono venduti. Cioè, io ho visto dei giochi nei negozi per animali allucinanti, e però gli scaffali sono pieni. Intendo per i cuccioli in appartamento per evitare portarli fuori ogni 2 ore al guinzaglio. I cuccioli vanno portati fuori ogni 2 ore, non si può evitare, cioè, cucciolo uguale esco ogni 2 ore. Oppure anche ogni 2 ore e dopo ogni pisolino, dopo aver mangiato, dopo un'emozione forte. Perché il cane fa la pipì alzando tutte e due le gambe posteriori, mettendosi di testa giù tipo circo? Allora, l'ho visto fare spesso da cani di piccola taglia, tipo i carlini, chihuahua, barboncini, che primo hanno facilità a fare proprio fisicamente l'operazione, poi perché hanno un ego molto più grande della loro dimensione, quindi cercano di sparare più in alto possibile. Lo fanno anche le femmine. Se non lo sanno usare bene, cosa? Cucciolo 9 mesi, già visto. È normale, già visto. Il cucciolo si abitua a farla sull'erba e non su superfici errate. Non è solo l'erba, è proprio il fatto di sporcare all'interno di un ambiente anche. Cioè, stiamo ancora parlando della traversina. Adesso faccio. Il prossimo libro sarà Traversine Flexi. Il male della cinofilia. Cosa ne penso dei Rottweiler, che mi piacciono esattamente come tutti i cani? Cucciolo 9 mesi, già visto. Golden 7 mesi, monta qualsiasi cane come primo approccio, poi gioca. Tutti dicono è dominante, che fare? Stai lontana da quelli che ti dicono che è dominante, vai da qualcuno che ne capisca di cani. E non è normale comunque che monti tutti e poi si mette a giocare. Io cercherei di presentargli i cani nel modo giusto. E secondo me qui stiamo sbagliando proprio alla base. Attenta che a 7 mesi e fra un po' inizieranno le risse. Conosci la Pincono e la Popone? No, non li conosco. Però ogni 6 mesi escono dei mix nuovi, quindi no. Buonasera, ma perché sera? Cioè, sono le 3. Vorrei sapere come mai la mia Beagle 7 mesi a volte mangia la cacca. Me l'hai già chiesto e penso di averti già risposto. Labrador di 8 anni, dolcissimo con tutti, ma incamminata a gestibile, ingestibile con gli altri cani. Consigli a 8 anni e magari chiedere prima. È il guinzaglio, cioè. Fatela una domanda, se è dolcissimo con tutti, ma quando è in passeggiata diventa una bestia, è il guinzaglio. È quella roba che vi parte sempre lo strattone, ha insegnato lui a reagire come si deve. Smetti di strattonarlo, però a 8 anni la vedo dura, eh? La mia cucciola, oltre ad andare fuori, fa la pipì anche su travestine, specialmente la notte, e non dovrebbe. Cucciolo, 9 mesi mix, quando esco già detto. Bondi maltese con forasacco, veterinario. Veterinario in fretta se non riuscite a toglierlo voi, eh. Collie barbuto forse perché meticcio non saluta nessuna parte della sua famiglia. Allora, lo rileggo. Collie barbuto, forse perché meticcio non saluta nessuna parte della famiglia, cioè i meticci dovrebbero essere nella tua testa meno socievoli dei cani di razza. A parte che. Cioè, vabbè. No, lo fanno per marcare più in alto. Il mio maltese ultimamente un continuo leccare cose e persone. È il caldo? Non lo so. Papà, cucciolo 9 mesi.
Perché scrivete 780 milioni di volte la stessa domanda? Labrador di 2 anni abbaia sempre le persone quando andiamo in passeggiata. Consiglio istruttore, perché se appena appena quello che tu scrivi è quello che io mi figuro nella mia testa, avete sovraesposto il cane, non l'avete tutelato, è diventato reattivo e ha già iniziato ad abbaiare. Botta di culo, è un Labrador, non è un, che ne so, pastore tedesco, perché altrimenti avreste già le prime denunce per aggressione. Quindi istruttore, ma a tempo zero. Dopo un anno improvvisamente ha iniziato ad avere paura dei rumori improvvisi. Che fare? Può essere l'arrivo degli ormoni? Un cambio a volte c'è, va visto. La sensibilità ai rumori è tra l'altro geneticamente predeterminata, quindi non è facile da modificare. Quindi la vedo intensa. Quali caratteristiche deve avere un proprietario di Rottweiler? Le caratteristiche che dovrebbe avere un proprietario di qualunque cane? Avere tempo. Poi bisogna vedere che tipo di attività fa, che aspettative ha, che famiglia ha, che interazioni può offrire al cane e così via. Ed è il motivo per cui io non faccio mai monografie sui cani, ragazzi, e non le farò mai. Sporcare un metodo di comunicazione è come costringere una persona a, sì, a parlarsi allo specchio, più o meno sì. L'uso malefico delle traversine. Il mio cane spesso mi cerca la mano, ma quando lo accarezzo ridi. Allora, non ho idea, andrebbe visto. Non lo so, perché ho visto cani fare cose di questo tipo, ma in realtà il problema che lamenteresti dovrebbe essere principalmente un altro. Tipo che si è già mangiato il polpaccino di qualcuno, però. Cane legato all'esterno con riparo e con catena molto lunga, sciolto spesso? Punto di domanda. Allora, in alcune regioni, tipo la Lombardia, ahimè, la catena è legale, però sta di fatto che quando io vedo un cane alla catena, insulto pesantemente, violentemente e pubblicamente il proprietario. Quindi chi tiene un cane legato all'esterno o all'interno, comunque legato, banalmente non dovrebbe prendere un cane. E non capisco perché lo facciano, le persone che li gestiscono così. Il mio cane si acquatta ogni volta che incontra altri cani. Aspetta, che se viene, devo correggere. No, però bisogna vedere cosa fai tu, perché prima o poi questo sfocerà in frustrazione. Come portare un bambino a Gardaland e non farlo salire su nessuna giostra. Quali caratteristiche deve avere? Già visto. Olli, penso di averti risposto, eh. Quindi consigli pettorina per chi ha problemi di guinzaglio all'anno di 6 mesi? No, consiglio di imparare a usare una comunicazione corretta. La gestione del guinzaglio non passa attraverso l'uso del guinzaglio, infatti i primi esercizi si fanno senza. Quindi che tu abbia la pettorina o il collare a me cambia veramente poco. Non affido il controllo del cane a uno strumento. I Lapping Gold sono cani da renne, non sono dei mix. Allora, ok, no, non ne ho mai lavorati, o forse li ho lavorati quando sono andata in Svezia, in Norvegia, in Finlandia, ma non mi sono mai posta il problema che fossero dei Lapping Koira. Io vivo in Italia, renne ce ne sono pochine. Quindi. Una cosa che mi ha stupito nei paesi scandinavi è pieno di lagotti e sono aggressivi come la merda, perché arrivano tutti da un allevatore molto noto in Italia che ha fatto un danno notevole. E sono sulle liste dei cani pericolosi i lagotti. Raga, lagotto, non so se ci avete mai lavorato. Chiedo un corso di formazione per istruttore cane. Quale mi consigli? Nessuno. Io non mi permetto di fare nomi di sigle, posso dirti guarda il mio curriculum, io ho fatto una scelta di tipo accademico, anche perché secondo me l'unico ente in Italia che può formare è certificato dal Ministero dell'Istruzione, non dal CONI e non deve essere un'associazione di cacciatori o tutte le sigle possibili e immaginabili. Questa è la mia posizione e poi anche perché io volevo andare a vivere all'estero.
E quindi prendere un patacchino dato da una qualunque ente che non fosse un ministero dell'istruzione all'estero valeva zero. E questa è la mia posizione. Poi ci sono corsi universitari che ti consiglierei? Valuta i programmi, valuta i corsi e le offerte che ti danno e vai di conseguenza, anche perché comunque non esiste corso di formazione definitivo. Io sto facendo continua formazione su me stessa da quando ho iniziato a lavorare, anzi da prima, perché il mio master è arrivato quasi 10 anni dopo l'inizio del mio lavoro, quindi non lavoravo però come istruttore. Io ho iniziato a lavorare solo dopo la certificazione, a differenza di molti istruttori che già parecchio prima di avere alcun titolo lavorano sui cani dei clienti e si vede. Ho un barbone nato da me che viene in casa con la nana, buonissimo fino a un certo punto, poi è diventato tremendo, ringhia tutti. Dottor Jekyll, Mr. Hyde non mi è mai capitato. Mi sono capitati cani letti male che a una certa hanno cambiato semplicemente strategia. Quindi non lo so, andrebbe visto. Labrador 2 anni, l'abbiamo visto. Quali caratteristiche deve avere? L'abbiamo visto. Gli animali soffrono molto durante i viaggi in aereo? Dipende, però se non li preparate, non ci lavorate, di certo non faranno un viaggio sereno, eh. Ma anche in macchina, anche in treno, anche in nave, anche in triciclo. Cioè non potete improvvisarvi e dire, boh, speriamo vada bene. E la gente lo fa, e io sono allucinata. Dove opero? Io opero. Lavoro in provincia di Varese, fisicamente e online su to todo il pianeta. Però le cose che si possono fare online, ragazzi, sono un po' limitate. Yorkshire 9 mesi, va sempre a mordicchiare e mettere le zampe in faccia alla grande di 15 anni. Mi sono persa il tuo. Allora, andrebbero visti un cane di 9 mesi che fa un pochettino il vandalo, ci può stare. Che un anzianotto non venga gestito, cioè non venga aiutato a gestire un cucciolo, no, voi dovete tutelare i cani anziani. Allora, sono stanca di discutere con i proprietari che si avvicinano a far salutare i cani al guinzaglio, dillo a me. Io però sono diventata veramente estremamente assertiva. Qua in paese ormai quando mi vedono in giro con dei cani, mio o quelli di chiunque altro, io faccio effetto Mar Rosso, proprio si aprono le acque perché ho lanciato talmente tanti vaffa stile missile terra-aria che ormai, cioè, sono alta 1 metro e niente, ma incuto terrore. Ma se devo tutelare un cane divento veramente assertiva. Una volta ho rischiato veramente una mezza rissa, poi chiusa nel nulla, perché dei ragazzini al centro commerciale non avevano nulla da fare che disturbarci e penso che abbiano perso il vizio quel giorno lì. Mi è venuto fuori veramente un pieno di quelli notevoli. Il mio cane non vuole uscire, anzi appena sente qualcosa si spaventa e vuole tornare a casa. Che fare? Cercare aiuto da qualcuno che vi dia delle indicazioni. Quando c'è della paura, quando ci sono emozioni molto intense, cercate di non voler per forza raggiungere il risultato, cercate di capire cosa non va nel cane e aiutarlo a sistemare quello, altrimenti vi andate a complicare la vita, ragazzi. Circa 6 mesi fa è stato morso da un cane incustodito per strada e quel giorno aggressivo. Sarei aggressiva anch'io se mi avessero aggredita per strada. Un aiuto magari può essere. È indispensabile passare del tempo esclusivo con i cani se ne possiedi più di uno? Sì. Io sono del parere che ogni singolo individuo all'interno di un gruppo sociale abbia così diritto a un po' di tempo di intimità, di qualità con gli altri individui del gruppo. Quindi se io ho 2 cani, ogni tanto mi dedicherò a una passeggiata o un'attività con uno solo dei due, poi tutti insieme appassionatamente, ma poi ci devono essere momenti anche di incontro privato, altrimenti dovrei studiare, ma amo troppo le tue live. Vai a studiare perché tutte le mie live le trovi caricate sul mio canale YouTube Istruzione Cinofila, quindi ne sono mancate 3 o 4, ma perché TikTok mi ha floppato i file, altrimenti le carico tutte, le trovate tutte lì in una cartella live di TikTok e sono tutte lì. Qual è il carattere del Rottweiler? Io che ne so, mica lo conosco. Allora, il carattere
non ha niente a che fare con le caratteristiche. Ok? Ci sono degli studi, ne ho presentato uno molto, molto bello, perché in forma definitiva, uno studio gigantesco su tipo 18.000 cani, una roba così, hanno finalmente anche gli scienziati capito che del carattere non sappiamo niente, la razza non ci dà nessuna indicazione. La motivazione di razza e la caratteristica di razza è una cosa, il carattere è un altro. Ok? Quindi se volevi sapere le caratteristiche di razza, riassunto, un cane da guardia, punto. Ma più in là di così non te lo descrivo, perché poi sembra di fare il postal market dei cani e non è il mio approccio alla cinofilia. La domanda era: posso denunciare chi lo detiene a catena? Dipende in che regione sei. In Lombardia, ad esempio, no. Perché ci sono delle regioni in Italia che consentono ancora purtroppo l'uso della catena. Cucciola, porto fuori spesso, ma i bisogni li fa in casa quando nessuno l'avete. Perché? Perché l'avete sgridata. E quando l'avete sgridata, lei ha capito che non è che non deve sporcare in casa, non deve farsi beccare a farlo. Attenzione, perché di solito l'escalation è: mi mangio la mia cacca. E lì sì che diventano belli i problemi. Ti adoro, ma io ho solo gatti, anche se la mia Sphinx si comporta come un cagnolino affettuoso. La mia cagnolina è molto ansiosa. Aiutala. Piede passo glielo insegnerei per divertimento, anche perché oggi è Russell, non Malino o simili. Che vuol dire? Il mio cane, prima di uscire tranquillamente da un po' di tempo, se sente rumore vuole tornare a casa perché si spaventa. Ma visto? Cerca sempre di scappare dalle... no. Allora, rispondo a quest'ultima raffica. Ciao, fantasticane! Hai sistemato con il nostro comune amico? Io non ho più sentito. Era un messaggio in codice per Cinzia. Cinzia Signoretti, lei fa le care... Lei corre seria, io sono qui che parlo seduta, lei invece si fa un culo così con i cani. Hai fatto i mondiali ultimamente e sei arrivata tipo terza, quarta, una roba, c'è cioè un bel piazzamento se non sbaglio. Io non riesco a far salire il mio cane di 4 anni sulla macchina, ogni volta una tragedia. Cino viaggio per te. Ho ricevuto tra l'altro dei feedback da una ragazza che aveva questo problema, mi diceva da tempo. Nel libro trovi punto per punto come insegnare al cane a salire in macchina, perché mi sono detta: un libro sui cani in vacanza, da dove deve partire? Dal fatto che il cane sale in macchina, perché qualunque sia la vostra vacanza, un trasferimento in auto ci sarà, no? E quindi a quello ho dedicato non particolare attenzione, ma insomma l'ho proprio messo punto per punto. Compralo e fammi sapere come ti trovi. Pastore dei Pirenei, punto di domanda. Hai mai gestito un cane corso? Sì, persino in casa si chiamava Lino, gli volevo tanto bene, l'ho tolto da una situazione merda e è rimasto con me qualche mese perché non era assolutamente adottabile, e ho trovato una famiglia meravigliosa per lui e ha vissuto gli ultimi anni nel modo migliore che si potesse pensare, una famiglia con 2 bambini piccoli e una ragazza che è Francesca, che ha fatto un lavoro splendido e gli ha dato fiducia, il mio Linone, perché lo chiamavo piccolino, gigantesco, piccolino Lino, e così. Comunque sì, ho gestito anche dei cani corso. Ho un corso di 4 anni, alla vista di cani maschi, soprattutto se grandi, diventa ingestibile. Consigli? Dipende da cosa intendi per ingestibile. Che maschio non vadano tanto d'accordo è molto comune, ma anche femmina, ragazzi, è meno noto, ma ci sta. Dipende spesso dal tipo di socialità del cane, dalle esperienze che ha fatto da cucciolo e da come glieli presenti, perché cioè, ogni tanto le risposte anche negative ci stanno, eh. Non è che i cani devono sempre andare d'accordo per forza con tutti, chi l'ha mai detto? Grazie per farla riposare, la 15enne, le chiudo la porta intanto, dorme così, sta tranquilla. Sì, però la isoli. Avresti dovuto fare una socializzazione con altri cani sin da piccoli, non è detto.
Non è assolutamente detto, perché ci sono cani che hanno fatto tutta la socializzazione del mondo e quando arrivano gli ormoni gira il pallino comunque. Buon pomeriggio, che tipo di cuccia mi consigli per un cucciolo? Mi è stato detto di evitare. Che stronzi! Qualcosa di resistente, poco costoso, o magari quelle tipo. No, non ve la inquadro perché c'è il libro sotto, quindi non la vedreste comunque. Quelle tipo conchiglia di plastica con dentro una coperta piuttosto che qualcosa che non metta in pericolo il cucciolo, quindi niente di troppo imbottito che potrebbe mangiarsi la spugna. A me piacciono le brandine, quelle sospese, ma guarda un po' il tipo di cane, però niente cuccia, che roba crudele. E un mio amico ha un Rottweiler che ringhia. E io gli ho consigliato di portarlo da un educatore, giusto? Il ringhio comunque è una comunicazione negativa, poi nel rotta a volte non è neanche negativa. Come si potrebbe lavorare online sull'eccitabilità e sulla calma? Dipende. Dipende perché dipende da come viene gestito il cane. Online io quello che posso fare è dare delle farvi una quantità di domande, veramente tante. In base alle risposte, cercare di darvi dei consigli per cercare di modificare l'ambiente intorno al cane che è così ipereccitabile. Però per soluzioni reali sarebbe meglio vedersi dal vivo, ragazzi. Allora, da piccolo stava tranquillamente con i cani maschi della sua taglia o piccoli. Cosa ne penso del pastore dei Pirenei? Belli. Cucciolo Rottweiler mordicchia tutto, come tutti i cuccioli. Cosa posso fare? Capire che hai un cucciolo. Cioè, raga, i cuccioli mordono, scavano, distruggono, saltano addosso, sporcano dove capita. Sono cuccioli, questa è la definizione di cucciolo, eh. Allora, ultima raffica e poi. È bloccato, hai fatto bene, Cinzia. Papà. È vero che due cani maschi non vanno d'accordo? Non è detto. N non scommetterei sul fatto che possano amarsi, ma assolutamente non è detto che non vadano d'accordo. Obi ha diversi cani maschi, interi, adulti, con cui va d'amore e d'accordo. Però sono tutti maschi che conosce da tempo. È un po' che non troviamo dei cani maschi interi adulti nuovi, mai visti prima, e non saprei dire come reagisce. Di certo non glieli fiondo addosso, anche perché io sono molto chiusi sui cani che faccio avvicinare a Obi, quindi. Nel senso che quando qualcuno entra in giardino, ti piacciono i boxer? A me piacciono tutti i cani, persino gli ipertipi, anche se per loro provo veramente un po' di pena. Appena mi arriva il tuo libro, averlo letto probabilmente lo consiglierò a molti miei clienti. Spero ti piaccia, lascia una recensione. Oggi ho visto che è comparsa una recensione nuova e sono stupita perché so più o meno quante copie sono state vendute, su per giù, e le recensioni sono un po' pochine rispetto al numero di libri. Quindi non ci sono recensioni negative, quindi o la gente sta mettendo solo quelle positive, quelli che gli ha fatto schifo a merda e il libro non lo stanno scrivendo, boh. Però mi fa specie, non lo so. Io quando vedo un prodotto che mi piace su Amazon lo scrivo, quando becco un prodotto che non mi piace lo scrivo. Cioè, quello è l'obiettivo delle recensioni. Ti ringrazio per la risposta, è già arrivata a mangiare la cacca, ora che dobbiamo fare è contattare un istruttore. Ma dovevate contattarlo prima, eh? Vanno bene le cuffie chiuse per un chihuahua? Cosa sono le cuffie chiuse? Ah, non le cucce. Boh, se gli piace stare tipo in ambiente tana protetto, sì. A molti cani piace, ma non necessariamente chihuahua, cioè parliamo di individuo. Ci sono dei cani a cui queste cose piacciono e altri è zero. Il mio cane è pauroso, cosa posso fare? Contattare un esperto che ti aiuti. Non esporlo a quello che gli fa paura, lo spaventi solo di più. Ciao,
Ciao, grazie per le tue live. Hamster, 3 anni abituato a kennel. Ti chiedevo tempo in gabbia, il tempo strettamente necessario per il trasporto in auto. Perché a 3 anni usi ancora la gabbia? Cioè, Obi gliel'ho tolta da casa tipo a 1 anno e mezzo e mi ha guardato come dire: dove me la porti? Dove me la porti? Ma perché, cioè, ha sortito il suo effetto, ha tutti i controlli che deve avere, sa come ci si comporta in tutte le situazioni e quindi tempo in gabbia. Però adesso è dentro con la porta aperta, ma è lì a dormire perché c'è su il suo cuscino, ma non è più una gabbia, è un portacuscino in realtà. La lascio lì perché la uso ogni tanto anche per i clienti per far vedere come insegnare al cane a entrare nel kennel, ma altrimenti svamperei anche quella gabbia lì. Hai mai preso un morso da un erbivoro? Sì, ne ho presi tre, di cui uno che mi ha insegnato molte cose. Come far capire alle persone che non tutti i cani vogliono essere accarezzati da chi non conoscono? In realtà i cani spesso non vogliono essere accarezzati neanche da chi conoscono. Ebbene sì, cioè, io vedo molti proprietari che non hanno idea di come toccare il loro cane. Poi mi dicono: ma sai, dal veterinario è sempre una tragedia. Ti giuro. Hai mai lavorato con i boxer? Sono 20 anni che faccio sto lavoro. I boxer, nella fine degli anni 80, è stata una delle razze in assoluto più popolari in Italia e quindi adesso siamo nella fase decrescente, ma ce n'è un botto. Secondo te, avrò mai lavorato un boxer? Cioè, ma avessi tirato fuori un cane mai sentito prima? Ma boxer, cioè sì. Credo di non aver mai lavorato. Usti quello della Vietnam, che non mi viene in mente il nome, che ne vorrei tanto uno, ma non esistono in Europa. Quindi quello lì sono sicura di non averne mai lavorato. Però vabbè. Davvero, io non so più come dire alla suocera che al cane non piacciono i grattini. Gomitata in faccia? Alla suocera? No, io divento davvero assertiva. Cosa ne penso del Labrador Retriever? Che ne penso? Nulla, che sono fantastici cani da lavoro, se sono linea da lavoro, e che mi piace scoprire che tipo di cane è ogni volta che ne ho uno davanti, perché non ne ho mai beccato uno uguale all'altro. Ecco, oggi come mai ho fatto la live invece che essere in piscina a nuotare, che oggi avevamo la giornata full in piscina, perché ci sono 17 gradi e piove. Ieri ce n'erano 30, porca puttana. Perché ho detto questa cosa? Perché tanti cani non sanno nuotare e alcuni fra i peggiori nuotatori che io abbia mai avuto in piscina erano, tenetevi forte, Terranova, Labrador, Golden Retriever e persino Cao de Agua. Perché lo dico? Perché se queste razze, che sono famose per avere un'alta acquaticità, sono in grado di tirare fuori dagli individui che vanno giù come i mattoni, figuratevi le altre razze. Se andate al mare, andate dove c'è dell'acqua, non partite dal presupposto che il cane sappia nuotare. Nel caso, cosa fare per accertarsene? Non fiondate nulla in acqua, non tirate niente, non insistete, non prendete il cane in braccio, camminate e se il cane vi segue, bene. Camminate fino a dove il cane tocca e fermatevi lì. Lasciate che sia il cane a decidere se fare il passetto in più o no. Non spingetelo, non dategli. State lì accanto, che nel caso vada giù come una pera, lo ritirate su. Ed è molto molto frequente, quindi ok. Come Samoyedo, come cane caratterialmente, ti sei appena connesso alla live, vero? Allora, se vuoi sapere perché ti ho risposto così, troverai l'inizio della live sul mio canale di YouTube, come tutte le altre live. Ora mi sconnetto, ragazzi, vado a sistemare, ne approfitto di questa giornata così di acqua persa per mettere un po' di ordine. Qua c'è sempre un disordine folle, io sono disordinatissima. Vi saluto, ci vediamo alla prossima live, spero di avervi dato comunque delle informazioni utili. Se non l'avete ancora comprato, vi consiglio di acquistare Cino Viaggio, soprattutto se avete intenzione di andare in vacanza col vostro cane, perché ci sono dei lavori, proprio delle cose che dovete insegnare al cane e adesso è il momento giusto per farlo, per essere pronti per giugno, luglio e agosto. Stacco, buona domenica a tutti, ciao!
Ciao, fate i bravi. Ciao, ciao. Ok.